Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Eddie Martins è un imprenditore nel settore barbershop. Vive in Belgio, paese in cui non solo lavora ma condivide la sua vita quotidiana con la nuova compagna Carmen Carrasco. Non sentivamo parlare di lui da un po' di tempo, ma recentemente ha fatto delle confessioni inerenti alla sua storia con Antonella Clerici. Sono trapelati dei retroscena che nessuno mai si sarebbe aspettato. Il nome di Eddie Martins è stato più volte al centro della cronaca rosa per via della sua relazione con Antonella Clerici, durata ben 10 anni. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2006 in Marocco, all'epoca lui si occupava di animazione. Questa relazione non è stata ben vista in quanto l'uomo aveva 13 anni in meno della stessa conduttrice, ragion per cui più volte era stato classificato come il toy boy della Clerici. Si è trattato sicuramente di un legame molto chiacchierato, non per il sentimento profondo che li univa, ma proprio per la grande differenza di età. La rivelazione di Eddie Martins. Da questa lunga storia è nata anche una figlia, l'unica figlia di Antonella Clerici, la piccola Maelle. Quando però il tutto ha avuto fine, Eddie Martins non ha vissuto molto bene il termine della relazione. La scelta della separazione è stata presa unicamente da Antonella Clerici, pertanto l'uomo ha sofferto moltissimo della situazione. Oggi ha ripreso totalmente la sua attività a Bruxelles e vive carico d'amore nei confronti della sua nuova compagna. Tuttavia, nonostante sia passato ormai molto tempo, Eddie Martins ha deciso di rivelare dei retroscene inerenti alla relazione con la conduttrice della Prova del Cuoco. Ho la nausea solo al ricordo, sono queste le parole con cui l'uomo inizia il suo racconto. Il tutto è stato rivelato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Quando Antonella Clerici ha rivelato pubblicamente la sua relazione con l'imprenditore, egli è stato bersaglio di tante critiche, arrivate addirittura al limite del razzismo. Eddie Martins ha rivelato che il nostro paese gli manca ben poco. Il suo unico rammarico è quello di non vedere troppo spesso la figlia a causa della distanza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.